Facebook è strano, non c'è niente da fare, perché se in un certo senso il social network di Mark Zuckerberg, soprattutto negli ultimi periodi e a seguito di una serie di polemiche anche abbastanza giustificate, sembra essere molto più attento nel preservare la privacy dei propri utenti, continua ad essere caratterizzato da una serie di funzionalità che, per quanto possano essere comode, in realtà mettono a rischio proprio la privacy stessa degli utenti. Ve ne abbiamo parlato in diversi video, in un video addirittura vi abbiamo spiegato come ottimizzare al meglio la privacy anche su Facebook e oggi parliamo di una funzionalità che abbiamo già trattato nella versione desktop, ma lo faremo con uno smartphone, con un iPhone per essere precisi. Si tratta della cronologia delle ricerche. Facebook infatti per ottimizzare e velocizzare le ricerche cosa fa? Memorizza tutto ciò che l'utente cerca sia da computer che da smartphone. Lo memorizza in ordine cronologico, quindi accedendo al registro attività di un determinato profilo, di ogni profilo di Facebook, si può accedere a tutte le ricerche che l'utente stesso ha fatto nel social network. È una cosa comoda, sì, perché se si cerca sempre la stessa persona, in effetti nell'elenco quando si va a digitare un nome compare la persona più ricercata, ma d'altro canto è anche un grande problema per la privacy dell'utente stesso, perché se qualcuno, che non sia ovviamente l'utente proprietario del profilo, dovesse avere modo di accedere al profilo stesso, potrebbe vedere la cronologia delle persone ricercate e non sempre è una cosa abbastanza piacevole. Ecco perché in questo video vi spiegherò come eliminare le ricerche recenti di Facebook utilizzando l'applicazione iOS del social network. Io sono Dario Caliendo e vi do il benvenuto a una nuova guida di Tech Fanpage. Eliminare la cronologia delle ricerche tramite l'applicazione di iOS è veramente molto molto semplice e lo si fa accedendo al registro attività del proprio profilo, che è raggiungibile semplicemente cliccando sulla riga di testo nella quale si va ad effettuare una ricerca. Comparirà così l'elenco delle ricerche recenti, come potete vedere nel video. Per eliminarlo è semplicemente necessario cliccare sul tasto Modifica per accedere proprio al registro attività. Nel registro attività, tra l'altro, è possibile filtrare i contenuti visualizzati in base alle categorie e in base, per esempio, agli eventi, alle notizie o ai video. Ma nello specifico, ovviamente, ci interessa la voce cerca. È proprio qui che compare la voce cancella ricerche, tramite la quale si potrà eliminare totalmente la cronologia delle ricerche effettuate fino al momento in cui si va a cancellare, che sarà eliminata del tutto sia nei dispositivi mobili connessi al profilo, sia nel profilo nella sua versione desktop. E voilà, il gioco è fatto. Tutte le ricerche che sono state effettuate fino al momento dell'eliminazione dal registro attività saranno quindi eliminate del tutto. È comunque importante tenere presente che tutte le ricerche effettuate successivamente a questa operazione verranno comunque di nuovo memorizzate in ordine cronologico. Quindi per avere un pieno controllo della propria privacy anche in questo senso, è importante ricordarsi di eliminare le ricerche periodicamente. Io sono Dario Caliendo e vi mando un abbraccio.